Eccoci qua. Allora, oggi ringrazio Cilla di dare questa testimonianza, di mettere la faccia in questo percorso, in questa testimonianza che io mi auguro innanzitutto, insomma, che sia utile a tutti. E quindi lascio parlare Cilla dell'esperienza del percorso di coaching che ha fatto con me mesi fa. Allora, innanzitutto, chi è Cilla? E perché è arrivata a me, in quale fase della tua vita eri e quali erano, insomma, anche le emozioni, l'esigenza che sentivi, insomma, esprimi un po' quello che ti senti di dire. Buongiorno, buongiorno Mara. Allora, sì, sono Cilla, sono una mamma adottiva, sono moglie, sono figlia, sono sorella. Nella vita mi occupo di traduzioni ed interpretariato in ambito legale e quindi ecco, sì, è arrivato il momento in cui tutti i miei affanni mi hanno portato all'esperienza del tumore. È stato un tumore al seno, un carcinoma infiltrante, e giustamente il percorso che ho fatto fino al momento di sapere la diagnosi è stato uno proprio per dire a tutti. In breve ce l'ho messo tutta, ecco. Dunque, scusate, mi emoziono perché guardando indietro mi rendo conto della vita che facevo senza sosta e sempre essere in cresta all'onda in tutti i piani. Dopo la diagnosi ho intrapreso da sola un cambiamento di dieta senza alcun consiglio perché leggendo in rete ho saputo che questo modo di cambiare alimentazione potesse influire molto su tutto il percorso. Prima dell'intervento e anche prima della chemioterapia. E dopodiché mi sono trovata malissimo, in un certo senso, però nei primi tempi, e dopo ho sentito comunque un beneficio che mi ha aiutato a superare con serenità la chemioterapia, anche col sostegno del nutrizionista dell'ospedale. Mi sentivo protetta. Ho avuto un atteggiamento abbastanza positivo rispetto alle cure e quindi col sostegno degli amici, della famiglia è andata abbastanza bene. Il problema paradossalmente è arrivato dopo perché una volta finite le terapie non mi sentivo più protetta. Mi dicevi, Sentivo scusa Cilla, allora mi di. dicevi che allora tu avevi cercato, cioè allora ti eri resa conto in realtà che da sola non riuscivi, diciamo, a stare meglio, non riuscivi in qualche modo, voglio dire, a venire fuori dalla trappola, in qualche modo anche dell'emozione negativa, insomma, che ti sentivi stanca, che ti sentivi, insomma, un pochettino, insomma, giù di morale, tutte ovviamente emozioni classiche, no? Cioè, tutte emozioni ovviamente normali di chi affronta la terapia, di chi fa e Certo. cerca di fare tutto da sola, eccetera, eccetera. Quindi quando, allora, quando mi hai contattato, mi hai detto che avevi fatto sostanzialmente altri percorsi o perlomeno avevi cercato altre risposte, ma che Esatto. cos'è che era che allora sostanzialmente stavi cercando? Allora cercavo un sostegno non tanto psicologico, quanto proprio di gestione della quotidianità. Perché poi la vita è quella che è, tra impegni di famiglia, di lavoro, di conoscenze, di amicizie,
e mi rendevo conto che c'era molto molto da cambiare e mi trovavo come in una giungla senza un sentiero che mi portasse fuori su un terreno pianeggiante, ecco, non so come esprimerlo in metafore. E quindi sì, ho cercato altri sostegni presso altri life coach. Loro, per carità, mi sono serviti per aprirmi la mente, per capire dove mi trovavo, ma nonostante i loro strumenti, io sentivo che avevo bisogno di un percorso più mirato. Certo, i life coach si danno delle dritte di gestione della vita quotidiana tra famiglia, lavoro, eccetera. Però sulla parte di affrontare una malattia come quello del tumore, dove le problematiche sono molto più complesse anche a livello emozionale, a livello psichico, a livello relazionale, in moltissimi campi. Ecco, io a molte domande da questi life coach non ho trovato risposta e ho continuato a cercare fino a quando ho trovato la Mara. E la prima cosa che ho fatto è aver comprato il libro sul cancro, partenza Per la tua rinascita. nascita, sì. E da lì ho capito che il libro, sì, ok, ho capito come, cioè, quindi ha integrato un po' le conoscenze acquisite dagli altri life coach, però mi ha fatto capire che devo lavorare ancora di più e che avevo bisogno proprio del sostegno personale della Mara. E quindi volevo farlo in tutta serenità e con la massima apertura possibile, nel senso che l'ho comunicato anche ai miei familiari. Non volevo farlo passare come una decisione presa da sola, anche se avessi potuto farlo tranquillamente, però volevo comunicare la cosa anche ai miei familiari perché sappiano che il percorso che sto facendo non è uno qualsiasi e non basta uno psicologo oppure un life coach sentito per un pomeriggio o per un seminario di 2 giorni, ma c'è bisogno proprio di un percorso come quello offerto dalla Mara, che si estende per 6 sessioni, quindi un mese e mezzo di cammino insieme, tempo in cui c'è veramente il periodo necessario per una riflessione personale guidata dalla Mara, una figura come la Mara, e quindi mettendosi in discussione in tutto per tutto. A volte servono dei cambiamenti radicali proprio a 180 gradi, a imparare a disimparare e a imparare delle cose nuove, e mettendosi faccia a faccia con se stessi attraverso l'esercizio della scrittura, che per me è proprio quello, si è rivelato quello migliore. Le meditazioni anche, però forse non è tanto da me, oppure forse è un passo successivo che dovrò fare. Ok, allora guarda, Sicuramente. ti fermo un secondo, Cilla, così facciamo capire un attimino di più anche quali sono gli strumenti che trasmetto, cioè la differenza, diciamo, di un percorso solo dialogico piuttosto che un percorso con degli strumenti pratici, dove la persona in realtà mette subito in pratica, no, determinati strumenti, determinati esercizi che vanno a lavorare, come hai detto tu, nelle relazioni, nell'atteggiamento mentale, nelle dinamiche relazionali, eccetera, eccetera. Quindi Esatto.
Quindi, allora, come ha detto Cilla, questo percorso di 6 sessioni più o meno è 1 mese e mezzo, 2, quindi non è tantissimo, cioè, ma in questo poco tempo, allora, dimmi che cosa è cambiato, che cosa hai ottenuto, come ti sei sentita dopo e quale poi risvolto ha dato alla tua vita anche tutt'oggi, sostanzialmente, che sono passati dei mesi. Ecco, allora innanzitutto ho rivisto le relazioni. Alcune tossiche le ho eliminate del tutto, quelle che facevano parte dalle sfere di amicizie tossiche, effettivamente, perché uno pensa che ha accanto un amico, invece sente che questa persona gli porta via delle energie in tutti i sensi. E allora ho avuto il coraggio di dire di no, cosa che prima non ero capace di fare perché ero sempre portata a dare credito alle persone. Anche dopo ripetute esperienze negative. La seconda cosa è che ho saputo un po' mettere in riga i miei familiari. Nel senso di educarli a più autonomia, sia mio marito che mio figlio, facendoli capire che se io non ci sono, non vuol dire che il mondo finisce lì. O se la mamma o la moglie non fa una cosa, lo possono fare benissimo anche loro. Erano un po' perplessi, però insomma. Sì, all'inizio le cose non andavano proprio per il verso giusto, però non mi sono messa a fare delle storie se l'ordine non era perfetto oppure se Quindi pasta era diciamo troppo che scura. ha imparato, no? Quindi diciamo che ha Sì. imparato a lasciare andare, ok? A comunicare Sì, meglio, esatto. ok? Poi un esempio sulla sfera lavorativa. Dai miei clienti nuovi, non conosco, dove chiedo il pagamento in anticipo. Chi mi vuole pagare in anticipo, che manda la copia del bonifico, allora accetto il lavoro, altrimenti no, perché in passato è successo che io il lavoro lo facevo, però dopo, insomma, Non ti la veniva fattura corrisposto non il tuo è valore. arrivata. Non ti veniva Ecco. corrisposto il tuo valore, ok? E quindi sì, quindi anche qui una selezione proprio a tappeto, giusto dire, Sì. nel senso che a chi va bene quello che dico io va benissimo, a chi non va bene va benissimo, saluti e baci. E quindi ecco, sono alcuni degli esempi più ricorrenti quello che ho raccontato, ma in realtà ce ne sono molto di più. E poi a volte mi trovo a fare dei discorsi che prima non facevo in una luce di maggior autovalutazione, autovalorizzazione. Le persone sicuramente all'inizio rimangono perplesse perché erano abituate a sentire, a vedere un'altra Cilla. E adesso, insomma, dopo il percorso che ho fatto con la Mara, veramente, dopo questa instillazione di autostima, di Di gestire credenze, le no? Di emozioni, credenze nuove, quindi lasciare andare credenze di limitanti. pensieri potenzianti e insomma, una rivoluzione che adesso è difficile descrivere perché sono talmente tante cose, ma veramente è comunque ho vissuto un cambiamento radicale della visione perché infatti la realtà non è quella che ci pare. E sono diventata un'altra persona e dopo alcuni atteggiamenti, alcuni discorsi. Vedo la reazione della gente e mi stupisco, dico, caspita, ma ho fatto io queste cose, cioè ho detto io queste parole, cioè, proprio senza offendere e senza creare rancori, dicendo semplicemente Ciò che pensi.
chiaramente cos'è bianco, cos'è nero, la via di mezzo del grigio con i piccoli compromessi ci sta, ma senza fare male a me stessa. E Brava. quindi, ecco, quindi è proprio un cambiamento radicale. A volte non riesco a fare sempre gli esercizi di scrittura mirati, adesso non li espongo perché considero che è una cosa personale, ognuno deve fare il proprio esercizio, Certo. che poi pure esercizi, insomma, che propone la Mara. Quindi stavo dicendo appunto che è da un po' di tempo che non li faccio più, però ammetto che ci sono delle occasioni, cioè dei momenti in cui sento il bisogno di tornare, di centrare me stessa, cioè di centrarmi con quella che sono io per capire come reagire ad un evento che succederà l'indomani o comunque una settimana successiva. E quindi ecco, a volte sì, torno a scrivere perché è un bisogno che emerge tuttora. Ok, Non sono degli sto strumenti scrivendo, che ma sono la persona rimasti. molto bene, Sì, così. sono diciamo degli strumenti, no? Che rimangono alla persona e che quindi diventa autonoma di utilizzarli a suo modo e a suo piacimento per poi gestire, diciamo, eventuali altre difficoltà nella vita e ricentrarsi praticamente, ok, come hai detto tu, nella vita quotidiana e nella realtà che uno sta vivendo, no? Quindi la differenza è anche che quando uno ha degli strumenti, poi il percorso non è lunghissimo, perché alla fine la svolta avviene, cioè, dopo neanche 2 mesi. Gli strumenti ormai sono di proprietà della persona stessa e di conseguenza, cioè, questa persona poi è autonoma e libera, ok? Quindi di usarli, ripeto, come e quando vuole. Guarda, io vado in chiusura, Cilla, ti ringrazio veramente dal cuore per tutta la testimonianza che hai dato, per esserti messa in gioco nuovamente, perché non è assolutamente scontato, siamo ancora, anzi, in una società fin troppo chiusa, fin troppo limitata, diciamo anche un po' a volte dalla vergogna, dal senso di colpa e da tante cose, insomma, che ci fanno rimanere dentro al guscio, mentre invece aumentare la propria autostima e mettersi in gioco significa migliorare la nostra qualità di vita e quella delle persone che ci circondano. Quindi ti faccio l'ultima domanda. Allora, primo, se lo consiglieresti ad altre donne? Secondo, da 0 a 10, che valutazione pratica daresti? Allora, lo consiglio sì alle altre donne, perché proprio è un tempo dedicato a loro stesse, è un investimento su se stessi, è una testimonianza per se stessi di quanto valgono a loro stesse. Quindi veramente io ho preferito rinunciare ad altre cose e fare questo investimento per me che è solo Solo che è stato per te. solo mio, sì. Prima ho pensato sempre agli altri, ad accontentare gli altri con regali, con attenzioni, e io ho espresso, siccome il periodo in cui ho fatto il percorso con la Mara era anche l'anniversario del nostro matrimonio, cioè con mio marito, e ho detto che non voglio nessun altro regalo, solo il percorso con la Mara. E lui mi ha detto: ma che strano, se è questo che tu vuoi, allora va bene, se è questo che ti fa più felice di qualsiasi altra cosa, allora va bene. E quindi ce l'ho fatta e lo consiglio vivamente a tutte quelle che hanno superato la mia esperienza o si trovano in un momento critico, a
al quale l'hanno portato, l'hanno portata la malattia. Certo. Io Cilla ti ringrazio. Dimmi, 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 dimmi. Niente, volevo solo salutare a te e a tutte le donne che ascolteranno questo video. Mi scuso un po' per il pasticcio a volte del discorso, ma presa dall'emozione anche le parole si confondono. Va benissimo perché siamo umani, siamo vulnerabili, no? Siamo emotivi e quindi l'emotività in realtà ci rende noi stessi, ci rende veri, ci rende autentici. E dove non c'è emotività, voglio dire, no? Ci sono corazze forti e quindi assolutamente va benissimo così. Io Cilla veramente ti ringrazio e spero di vederti presto dal vivo e un bacione a tutti e un bacione a Cilla. Grazie, Un abbraccio a tutte grazie. voi. Ciao. Grazie. Ciao Mara, ciao, ciao.